il giorno che cambia tutto, non avrai più da pensare al peggio, è già passato il momento brutto, e devi credere fermamente, apri i tuoi occhi, il tuo cuore e la mente. Stanotte è grande notte, felice vicino a te, ti guardo e penso che comincia la nostra fiata, ti guardo e sento che c'è un brivido dentro me, dimentica tutto questo. Dimentica tutto il resto e prova a pensare a me. 123, caramba, sì, che fortuna, caramba, sì, stelle o luna, caramba, e se ti innamori di me, io tocco il cielo perché ho scelto te, sì. Dura solamente 30 minuti, oggi è martedì 13 ottobre, quindi andiamo con calma. Allora vi dico subito che, tanto lo sapete già, 0769 è il nostro numero di telefono, 73941, i nostri tre ragazzi, i tre dei nostri ragazzi vi racconteranno tre storie di cui una sola è quella vera. Dovete scoprirlo, il numero di telefono ve l'ho già dato. Questo gioco naturalmente vale per tutti e vediamo, perché è veramente un po' difficile. Per esempio, ieri non è stata indovinata la storia giusta. Ragazzi, siete pronti? Sì! Più energia? Sì! Adesso ci siamo! Sigla! Frottole. Allora, Riccardo, vieni qua. Senti una cosa, ma tu come ti accorgi quando sei innamorato? Che cosa ti dice che sei innamorato? Dunque, quando io sono una persona molto grintosa e quando sono innamorato mi stupidisco un po'. Allora, sì, perdo un po' di grinta, perché è tutto bello, è tutto rosa. Certo, no? È tutto miele. Sì. E invece Flavio, vieni qua. Quando capita a te la stessa cosa, cosa senti? Io sono stato innamorato solo una volta, Raffaella, e quindi per me il primo pensiero appena mi sveglio è l'ultimo prima di addormentarmi. Che dolce, che tenero, tenero!
tu, Walter, vieni qua. Io penso di essere innamorato. Quando io mi voglio di condividere qualunque cosa che faccia, qualunque cosa che mi capiti con lei, ma soprattutto nelle piccole cose. Ah, carino. Magari sono davanti a un negozio di vestiti, vedo un vestito e penso, ah, vorrei che lei fosse qua per commentarlo con me. Cioè, quando senti l'esigenza che lei sia sempre con te. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, vogliamo sentire chi c'è al telefono? Sì. Pronto? Pronto, Raffaella? Sì. Buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Sono Nicoletta. Nicoletta. Sì. Mi ricorda qualcosa questo nome, mi ricorda mamma per caso. Allora Nicoletta, sì. Lei da dove chiama? Da Trieste. Da Trieste, da... bene, su in alto in alto. Allora lei ascolterà nel tempo tre storie, sì. Deve riconoscere quale secondo lei è la storia vera, perché le altre sono di fantasia. Va bene? Allora, Walter è il primo che ci racconterà. Mi ha portato un fiore. Mi ha portato un fiore, sì. Che carino. Non mi piace, è un pensiero. Io adoro i fiori. È un Kleenex più. Così grande. Viene meglio? Piace un po' di più? No? Beh, do insomma, fuoco? Vuol dire un fiore... Ah! Okay. Ma è un mago vero! Grazie, grazie Walter. A lei. Ma mi ha regalato veramente una rosa rossa. Bellissima. Grazie. Allora, Walter ci racconta subito la sua storia. Stia bene a sentire, Nicoletta. Sì, va bene, grazie. Buonasera. Ma Nicoletta, siamo in America. Ha presente gli Stati Uniti, quei paesini di campagna sperduti nella pianura americana, che sono collegati da quelle strade lunghe, dritte, quelle che si vedono nei film. Uh-huh. Ecco, il protagonista della nostra storia sta viaggiando proprio in una di queste strade per andare al mare. A un certo punto viene fermato da una banda di teppisti. Sa quei teppisti sporchi, brutti, lerci, quelli con i vestiti di pelle, senza i vestiti addosso, a petto nudo, tutti con... Guarda che ha capito, eh? Sì, così, sì. E, dicevo, appunto, a un certo punto questi qua lo hanno spogliato. Oh! Sì, lo hanno picchiato. No, poco, ma... Basta. E l'hanno anche legato. Manuel, ma lo leghi veramente? L'ha legato, sì, con un lucchetto. Ma una catena con legato un lucchetto? Per una specie di gioco sadico, sì, perché volevano farlo assistere, impotente, alla distruzione della sua macchina. Sì, difatti hanno iniziato a prendere a calci la macchina. A bruciare i sedili, a dar fuoco alle gomme. Soprattutto ci sono passati sopra addirittura con la moto. Lui pensava che le sue pene fossero finite, invece no. No, perché a un certo punto uno dei teppisti motorizzati ebbe un'idea. Disse, perché noi non lo prendiamo e così legato lo mettiamo dentro la macchina e buttiamo la macchina in un canale? Madonna, addirittura dentro un canale con le catene addosso? Con le catene addosso, sì, proprio così. Mi segue, signora? Sì, come ecco. No? E addirittura l'ha buttato dentro un canale. E così hanno fatto. E adesso? Poi loro mica erano soddisfatti di tutte le bravate che avevano combinato e hanno deciso di continuare la loro opera di devastazione in città. Sono andati in un autogrill e hanno preso a calci i clienti, hanno distrutto le strutture, i tavolini, tutto quanto. E poi, insomma, a un certo punto il proprietario dell'autogrill si è stufato e ha chiamato la polizia. Scusa, ma Manuel, le hai chiuso proprio il lucchetto? Proprio chiuso? E allora ha chiamato la polizia? Ha chiamato la polizia è arrivata e li ha arrestati. Loro pensavano di cavarsela con... poco, una notte di galera per disturbo alla quiete pubblico per atti di vandalismo. In realtà, quando sono arrivati in questura, hanno avuto una sorpresa. Hanno trovato l'uomo che avevano legato e gettato nel canale, libero, sano e salvo. Davvero? Sì. E lui, denunciandoli per tentata rapina, anzi, rapina e tentato omicidio, ha fatto loro combinare una pena molto più severa. Quello che loro però non erano riusciti tanto a capire... E i teppisti, e come avesse fatto quest'uomo a liberarsi dalle catene, a salvarsi. Certo. Beh, tutto perché lui quotidianamente si immergeva nella sua vasca da bagno. Questo perché stava preparando un nuovo spettacolo cercando di evadere da qualunque tipo di catena o qualunque tipo di lucchetto. Questo perché stava preparando uno spettacolo di escapologia. Sai, l'escapologia è quella branca della magia resa famosa da Houdini. E lui si è liberato perché era un prestigiatore professionista. Ecco, tutto è finito per il meglio. Il lieto fine è che lui ha potuto continuare la sua gita al mare per godersi il meritato riposo. Bravo, Walter! Molto bravo, veramente. Ha visto, si è liberato da una catena lunghissima che gli hanno messo Massimo e Manuel, addirittura con due lucchetti.
Chissà se questa storia è vera, non si sa. Adesso andiamo a cercare la persona che oggi ci racconterà la seconda storia. Andiamo in giro e vediamo un po'. Ricky, vieni qua. Buongiorno. Buongiorno. Senti, ascolta, se tu avessi la lampada di Aladino e strofinandola potessi esaudire, che ti si esaudisse tre desideri, quali sarebbero i tuoi tre desideri? Allora, il primo sarebbe fondamentalmente che, diciamo, se potessi diventare un bravo attore. Ah. Sì, nel cinema, mi piacerebbe lavorare molto nel cinema. Il secondo? Il secondo, di avere una donna che mi voglia bene, bella e brava. E quante cose vuoi? E il terzo? Che tutte le guerre che in questo momento e anche nel passato ci sono state possano comunque cessare. Beh, non nel ci passato essere. Sono cessate, sì, ma diciamo così, però, che ne diminuiscono e anzi infatti, che spariscono nel tempo. Sì. Bene, ti ringrazio Ricky, è molto saggio, ha pensato a tutti, a sé e anche agli altri. Ed ora vedo Saverio che sta un po' fremendo. Buongiorno Saverio, a te la stessa domanda. Io me ne ho contato di due. Ah, il terzo niente. Non mi serve. Ah, oh, e là! Beh, modesto, ma sentiamo. La prima è la salute, che credo sia la cosa più importante. Me sono d'accordo con te. Seconda, visto che sono qua, un po' di successo, così arrivano anche i soldi che non guastano mai. Benissimo, molto chiaro, vero e preciso. Ora viene Davide, vieni qua. Ciao. Davide, ciao. E tu? Bene? Mi fa piacere. Allora, Davide. Davide Erascano, ha 28 anni, è di Torino e voglio sapere da te perché la Spagna per te è il massimo, siccome lo è anche bellissima. Per me. Beh, siamo in due però. Sì, no, cioè, due, siamo molti più di due, anzi, voglio dire, sicuramente noi consigliamo che quando si fa un viaggio si vada a visitarla perché è un paese straordinario e molto simile al nostro temperamento. Ma dimmi tre cose, ecco, invece di tre desideri, tre cose che della Spagna ti piacciono moltissimo. Ma forse mi piace perché è molto simile all'Italia, quindi sì, cioè io sono a casa lì. Ho certo tutte le cose che ho qui cambiando, perché sei in viaggio quindi cambi, però in pratica ho una piccola Italia in Spagna e quindi ho vissuto anche lì e sono stato benissimo. Sì, ma tre cose che ti piacciono, io lo so, per esempio, una. Sono vai, tre cose che mi piacciono una anche sola, dell'Italia, quindi, cioè l'affetto della gente, il calore umano, queste cose è qui, vero, l'altruismo, poi? La cucina. La cucina. La cucina e... La musica. La musica. La musica spagnola, un giorno facciamo una L'altro rumba. Ieri abbiamo avuto Gloria Estefan, quindi c'è... Cioè, beh, lei è cubana, ma comunque sì, però la musica ritmi è latina spagnoli, ecco, e questi... che unisce veramente tutto. Sì. Bene, allora... Sempre abbiamo al telefono la signora Nicoletta. Ciao e... Nicoletta. Sì, ciao. Alla quale devi raccontare la tua storia. E come no. Ma che poi questa storia è anche quella vera di oggi. È l'unica vera di oggi. Avete sentito cosa dico? Avete allora voglia a cantare voi? Credi a me, credi a me. Ma Nicoletta comunque sta a sentire, vai. Allora, un disoccupato cerca lavoro da moltissimo tempo e quindi fa tantissime domande in posti pubblici, privati, dappertutto. Un giorno a ritorno dall'ennesimo colloquio di lavoro andato male, passa davanti agli stabilimenti cinematografici e vede una lunga fila di persone. Chiede informazioni e viene a sapere che stanno cercando delle comparse per un film poliziesco. Visto che la paga era buona, si mette anche lui in fila e viene ingaggiato per fare il maresciallo di polizia. Comincia il film. Durante una pausa delle riprese, l'uomo, sempre in divisa per il copione, appunto, lascia il set e va a comprare le sigarette, quando da una banca vicino al tabaccaio fuggono due signori incappucciati che, alla vista dell'uomo, credendo di essere circondati, presi dalla paura, lasciano cadere il bottino di 400 milioni e alzano le braccia pregandolo di non sparare. L'uomo, indeciso, preso contropiede, prende le manette che usa per il film e li arresta. Quindi riceve come ricompensa dalla banca 50 milioni. E non solo, trova anche lavoro. Perché in seguito a questo episodio la polizia di Stato lo assume e quindi adesso Raffaella, l'ex comparsa, è un vero maresciallo di polizia. Mamma mia che storia! Può essere vera o no? Ma non si sa. Io adesso ti chiedo di tornare a posto perché abbiamo la terza storia per Nicoletta. Vediamo che facciamo vedere. Alessandro, vieni qua. Ciao. Ma come mai sei senza nome? Non lo so.
non l'hanno trovato questa mattina. Hai perso il nome? Allora, diciamo che anche tu hai la lampada di Aladino e che ti, alla quale chiedi tre desideri. Quali sono i tuoi tre desideri? Allora, il primo desiderio che chiederei sarebbe di avere una grande casa. Avere una grande casa. E il secondo chiederei di... Perché una di avere... grande casa? Perché pensi mi piace, di avere molti bambini? Ecco, io amo tantissimi bambini e mi piacerebbe avere tantissimi bambini con la ragazza con cui amo, sì. Con cui stai. Con cui è emozionatissimo, vuol dire che le vuoi molto bene. Poi? Sì. E poi gli chiederai altri tre desideri. No, ho detto tre in tutto, prima la casa. Gli chiederei il terzo, altri tre desideri. Un desiderio. Cioè, il primo è la casa, poi? Il secondo è avere tanti bambini con la persona. Sì, e la terzo? Il terzo non lo so, avere tanta fortuna. Trovare il nome che ha perso. Avere tanta fortuna. Io te lo auguro di cuore. Allora, chi è che deve venire ancora? Max, no, Nicola. Ok, Nicola, io... Buongiorno. Allora, tu invece dimmi velocemente i tuoi tre desideri, vai. I miei tre desideri? Allora, il primo la salute, anch'io. In assoluto, perché è la cosa più importante. La seconda è fortuna, che le racchiude un po' tutti. E il terzo, l'amore. E quante cose anche te, figlio. La salute, la fortuna. No, ma tre dovrebbero essere precisi. Comunque va bene. Va bene così. Guarda che stai per perdere anche il tuo di nome. Allora, Nicola Paduano ha 26 anni ed è nato a Formia. Lui è laureando in scienze politiche e scienze economiche ed è prossimo alla tesi. La stai preparando adesso? Sì, la sto preparando. Con caramba, quando lavori di notte? No, adesso sto studiando poco in realtà. Però dopo la mamma se la prende con noi, eh? No. Senti, sa già tutto. Scusa, ma prima del programma ci dai la soddisfazione di laurearti? Ci provi? Io ci provo. Va ci bene. Provo. Va bene, una piccola promessa, vediamo se ce la fai. Ok, ora Nicola ci racconta la sua storia. Allora, signora, mi ascolti bene, perché la mia storia le farà cambiare idea su qualcosa che odiamo un po' tutti qua in Italia, ok? Ok. A Piacenza c'è un anziano signore che è famoso in tutta la città per la sua pignoleria. Pensi che ogni anno, quando arrivano i moduli fiscali, a casa sua è festa grande, a differenza delle case di un po' tutti gli italiani, perché al signore non gli par vero di mettere mano a tutte le cartelline fiscali che ogni anno scrupolosamente mette in ordine. Quindi va al suo adorato archivietto, prende la cartellina delle fatture emesse, che sono ben divise in quelle già incassate da quelle ancora da incassare, fa ben bene tutti i conti, i vari moduli 101, 740, ICI, ICIA, PIRPEF, X, Y, Z, solo che nel calcolo dell'ICI gli viene un dubbio. Perché nelle precedenti dichiarazioni che lui stesso aveva compilato con estrema accuratezza, si rende conto di aver commesso un gravissimo errore. Cioè, nel calcolo della metratura dell'appartamento, che è indispensabile per la dichiarazione ICI, aveva sempre omesso di calcolare il balcone della sua abitazione. Quindi si rende conto di essere un evasore fiscale. Adesso, signora, immagini per un uomo così preciso, pignolo, meticoloso come il signore di Piacenza, cosa può significare essere un evasore fiscale? Una tragedia, una disgrazia praticamente. Quindi si arma subito di penna, carta metro, esce fuori al balconcino al settimo piano e si accinge a eseguire questa misurazione del balcone. Solo che la puntigliosità del signore è tale che proprio durante la misurazione l'uomo si sporge troppo, perde l'equilibrio e cade. Oh. Riesce istintivamente però ad aggrapparsi al primo oggetto che gli capita fra le mani, che incastrandosi fra le sbarre della ringhiera lo mantiene sospeso nel vuoto fino all'arrivo dei pompieri, che quindi lo mettono in salvo. Ma adesso stia ben attenta, perché l'oggetto in questione non era nient'altro che la valigetta contenente i moduli delle tasse. E poi dicono pure che le tasse non ci fanno campare. Bravissimo Nicola, l'ha raccontata benissimo. Ora vediamo Nicoletta se esiste un uomo così perfetto. Allora, eccoli qua, Walter, Davide e Nicola. Allora, Nicoletta, lei adesso deve scegliere. Sì. Le faccio ridire da Walter brevemente il titolo della sua storia, che sei? Il mio è prestigiatore che è riuscito a salvarsi grazie alla sua abilità di prestigiatore, di sarebbe escapologista. Il titolo. Bene, Davide? Disoccupato che diventa maresciallo. L'uomo amante della precisione e delle tasse. E delle tasse. Bene. Allora, signora Nicoletta. Bene,
Io non so che dire. Il compito è sempre arduo. Lo so. Lì da voi. Ma guarda, Raffaella, io sono molto solidale con i disoccupati perché mi trovo nel merito. Io dico la seconda, vada come vada. Cioè la seconda, quella Davide. Di Davide. Mi dispiace, no. Non è questa. No. Non fa nulla. Non è questa. Le faccio molti auguri comunque. Veramente le faccio molti auguri perlomeno di risolvere il suo problema e di trovare il lavoro presto. Arrivederci Nicoletta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Raffaella, finalmente ti sento. Ah, dal bene. Vivo. Ti faccio tanti complimenti, sei veramente brava. Grazie, la ringrazio molto. Senta, come si chiama? Io mi chiamo Serena. Serena? Sì. Benissimo, e chiama da? Da Trieste. Da Trieste. Ah, stamattina è tutta una giornata triestina. Allora, Serena, lei ha due possibilità. Le ricordo brevemente i titoli, poi deve dirmi qual è la storia vera. Walter, il tuo titolo? Prestigiatore fortunato. E è l'uomo pignolo. Qui è arduo, arduo. È arduo? Veramente, sì. Allora. Ma io non so... Per 2,5 milioni, perché lei deve scegliere solo fra due persone, mi deve dire se questo prestigiatore fortunato è veramente risalito da questo dirupo, si è tolto le catene e tutto quanto, oppure Nicola dice questo signore che ama tanto le tasse, che sta per perdere la vita e si aggrappa una valigetta e le tasse, praticamente insomma la valigetta contenente tutti i documenti. Ma cioè io propendo per Walter. Propendo o è decisa? Propendo per Walter, perché in Italia, non so, non ci sono tanti pignolismi fatto di tasse. E allora ha ragione o no, Walter? Ha ragione. Ha ragione, è vero! Complimenti, complimenti, ha vinto 2,5 milioni. Grazie ragazzi. Grazie a te Raffaella, ringrazio il Monopolio, ringrazio tutti. Arrivederci, no, questo gioco è aperto a tutti, quello del Monopolio verrà fra pochissimo. Comunque, oggi in casa Kinder e Ferrero andiamo a trovare Kinder Brios. Kinder Brios è l'amica che ti accompagna a scuola. La sua doppia farcitura al latte, racchiusa nel soffice pan di Spagna, la rende ideale per nutrirsi con leggerezza e per tornare con più grinta a studiare. Kinder Brios, la bontà che fa bene e che vi fa partecipare al grande concorso Kinder Ferrero, vinci oro. A domani Ferrero. Se ti compri il biglietto, caramba che fortuna, vale più di una villa da mare. Regalami un biglietto che ti porta fortuna, ti fa ridere, ti fa cantare. Se mi offri il biglietto, ci vado sulla luna e ritorno ma per festeggiare. Scopri i numeri che sogni essere amici e la vita presto ti cambierà. Metti in ordine tutti i numeri, stai attento. Questo sì è il momento, grazie. Grazie a lei. Signor Notaio Pocaterra, grazie infinite, arrivederci. Che il momento del gioco dei Monopoli di Stato, perché riguarda i possessori del biglietto che sono riusciti a entrare, ma non hanno vinto, nel nostro nastro luminoso. Mi pare che la cifra di oggi sia, vediamo se lo ricordano i ragazzi, quant'è? 140, la gallina canta, vediamo, 140 milioni per la cifra misteriosa, vediamo subito la cifra che andrà in onda, la dovete mettere in ordine, e vediamo un po', pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Con chi parlo? Giuseppe. Giuseppe da? Da Cremona. Cremona, le farebbero comodo 140 milioni? Ah, certamente. Cosa fa lei Giuseppe? È subvenzionato. Ah, allora, forza Giuseppe, lei ha capito cosa ho detto io ieri? Che insomma non mi piace il 4 all'inizio. Ho capito, sì, sì.
capito, eh. Sì, l'ho capito. Dai, Giuseppe, forza. Allora, non è facile. Allora, io comincio con lo 0-1. Ma ho detto che il 4 e lo 0 non mi piace, lei comincia con lo 0-1. E quando sta male? No, ma cerca un'altra strada. Eravamo su Rai 1. Sì, lo so, ma io ho fatto 0-1 e... Ma lei ha fatto 0-1 e se io le dico che è sbagliato faccia 1 e qualcos'altro, no? Non si può, eh. Non si può. Va bene. Bene. Allora, dica tu. Mi sgridano. Allora, signor Giuseppe. Sì? Dica. È 1-0. Poi? 1-0 è 0-4. Poi? 6-7-3. No, signor Giuseppe, non ci siamo. È andata male. È andata male. Dov'è? Comunque, la ringrazio e la saluto. Arrivederci. Bene, buongiorno, arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Visto, oh, se mi picchiano voi mi difendete. No, è vero, non posso aiutare tanto, però almeno l'inizio, insomma. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Con chi parlo? Parlo con Nadia. Nadia, da? Da Pomezia, provincia di Roma. Da Pomezia. Forza, Nadia. Allora, 1, 0, 6... 0473. No, non ci siamo, Nadia. Posso fare un saluto? Come no? Posso salutare tutti i miei amici, tutti coloro che mi conoscono e i miei parenti. Benissimo, arrivederci Nadia, grazie. Altra telefonata per 140 milioni. Pronto? Chi è? Gabriele. Gabriele, anni? 20. Da? Filline per Firenze. Ovvia, Gabriele, dai, dammi. Ovvia, questo. Allora, 1400673. No, Gabriele, non ci siamo. Va bene. Ti ringrazio. Arrivederci. Potete anche segnarvele queste cifre, questo lo posso dire. Allora, pronto? Pronto? Chi è? Sono Giuseppe da Sanremo. Giuseppe da Sanremo. Allora, o dimmi la cifra esatta o mi canti una bella canzone, vai. È meglio che dico la cifra. Dai. Allora, 3, 4, 0, 6, 7, 0, 1. C'è qualcosa che mi piace, ma... No, non mi piace l'inizio. Arrivederci, ciao. Ciao Giuseppe, ciao. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, buongiorno. Buongiorno, salve, chi sei? Sono Maria da Napoli. Maria, ok. Allora, mi dici i 7 numeri in ordine? Sì, spero. Vai, prova. Allora, 1, 0, 3, 60, 74. No. No, 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 proprio no, 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 su tutta la linea. Non ci siamo, non grazie. Ho provato, buongiorno ciao, a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Pronto? 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 Chi è? Raffaella, ciao, sono Donatella, ciao ragazzi. Da dove chiami, Donatella? Dalla provincia di Macerata. Quanti anni hai? Ne ho 22. 22, ecco perché vi saluta, più o meno all'età vostra. Allora, Donatella, brava che ti sei ricordata di loro. Mi vuoi dire la tua cifra di 7 numeri? Chissà che non ti portino fortuna i ragazzi. Speriamo, ma dimmi. Non lo so. Non è tanto semplice, lo so, ma la cifra è molto alta. 140 milioni non sono noccioline. Vai. Allora, provo. 1, 4, 6, 7, 0, 3, 0. No, c'è qualcosa che mi piace come in molti altri numeri, ma non ci siamo ancora. Mi ti saluto. Piace. Ciao anche a me. Ciao, arrivederci. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è? Io mi chiamo Mila. Mila, da? Firenze. Da Firenze. Mila, questa è l'ultima telefonata per oggi. Mettimi bene in fila queste 7 cifre, hai sentito gli altri, no? Sì, io vi consiglio di segnarle perché può darsi che prima o poi si abbia una buona notizia, anzi presto, spero veramente per voi. Dimmi Mila. Allora, 1, 4, 0, 6, 7, 0, 3. No, anche tu Mila hai messo qualcosa di carino. Carino, ecco qua, gliela rirendo. Grazie. Ok, grazie, arrivederci. Mila, purtroppo non era giusta, io insomma, tra le maglie qualcosa vi ho detto, scriveteli per benino questi numeri. È arrivato il momento di salutarci.
e domani saranno 160 milioni. Attenzione, perché più andiamo avanti col premio che aumenta e meno io vi posso aiutare, giusto? Ci vediamo domani, arrivederci.